Buongiorno a tutti cari amici di Facebook e benvenuti a questa nuova diretta. Io sono Riccardo Lievi, sono un dottore commercialista, uno dei titolari dello studio Allievi. Anche oggi vado avanti con la serie delle dirette sulle spese che puoi inserire nella tua dichiarazione dei redditi. Questa è la terza puntata, ne ho già registrate due che se non le hai viste ti invito ad andarle a rivedere sia sulla nostra pagina Facebook sia sul nostro canale YouTube. Perché faccio queste dirette? Perché mi sono reso conto molto spesso che le persone, quando sono in procinto di fare la dichiarazione dei redditi e devono presentare la documentazione, molto spesso, o perché non lo sapevano o perché l'hanno conservata in modo non corretto, hanno l'impossibilità di inserire certe spese nella dichiarazione dei redditi. Chiaramente, non inserendo certe spese nella dichiarazione dei redditi, avrai un carico di imposta maggiore perché non potrai appunto beneficiare dei bonus fiscali che ti mette a disposizione lo Stato. Quindi, come ti ho già detto le altre volte, farò una serie di dirette su questo argomento, ogni volta tratterò una spesa da inserire appunto nella tua dichiarazione dei redditi. Oggi ti preannuncio che l'argomento non sarà molto allegro, ma è importante comunque analizzare anche questa spesa perché comunque è una spesa che si verifica, si può verificarsi e quindi permette di avere un risparmio fiscale. Sto parlando delle spese funebri e quindi sto parlando del caso in cui una persona ha subito un lutto e ha sostenuto chiaramente delle spese per organizzare il funerale della persona cara. E queste spese, devi sapere, se già non lo sapevi, possono essere inserite nella tua dichiarazione dei redditi e chiaramente ti permettono un vantaggio fiscale. Adesso cerchiamo di capire esattamente in cosa consiste spesa funebre e che cosa non è praticamente ammesso, nella dichiarazione dei redditi. Per spesa funebre si intende tutte le spese che hai sostenuto in pratica per organizzare, un funerale, quindi può essere dall'organizzazione della cerimonia, al trasporto appunto della bara, all'acquisto dell'oculo e così via. Quindi tutte le spese che sono state sostenute appunto per organizzare il funerale. Quello che invece non è ammesso sono quelle spese sostenute, diciamo, tra virgolette, in via preventiva. Quindi c'è chi compra anche in via anticipata l'oculo, per esempio, diciamo, avere due cari vicini. Il punto cos'è? Che l'acquisto anticipato, precedente praticamente la morte di un congiunto, di una persona cara e tutto, non è ammessa nella dichiarazione dei redditi. Quindi questa spesa non potrà fruire del vantaggio fiscale. C'è da dire una cosa importante che chi può in pratica diciamo inserire nella dichiarazione dei redditi e quali sono le persone per cui si può sostenere questa spesa. Innanzitutto bisogna dire che può inserirlo nella dichiarazione dei redditi chi ha effettivamente sostenuto la spesa, quindi non necessariamente il parente, anche perché non è necessario che il cosiddetto decuius, quindi la persona che è mancata, sia necessariamente un parente o comunque una persona carica. In realtà il vantaggio fiscale vale per decesso e per la spesa sostenuta. Quindi cosa vuol dire? Che anche se una persona dovesse sostenere delle spese funebri per un'altra persona che non aveva nessun legame di sangue con questa persona, non importa. Quindi chi lo può inserire nella dichiarazione dei redditi può farlo solamente se è la persona che ha appunto sostenuto questa spesa, indipendentemente dal grado di parentela. Poi chiaramente la spesa può anche essere suddivisa tra più persone e quindi può essere inseribile da più persone nella dichiarazione dei redditi. Questo è stato ammesso anche se la fattura è intestata solo a un unico soggetto. È sufficiente però un'annotazione sulla fattura in cui appunto vengono definite le divisioni, diciamo, di questa spesa nella dichiarazione dei redditi. Chiaramente, che cosa devi tenere per poter inserire questa spesa nella dichiarazione dei redditi? Dovrai tenere la fattura o le fatture che sono state, diciamo, emesse da chi appunto ti ha fornito il servizio per organizzare il funerale. Alla fine la cosa importante è capire qual è l'effettivo vantaggio fiscale e quali sono i limiti di spesa. Allora, per quanto riguarda il limite di spesa, è fissato in 1.550 euro. Quindi, se per organizzare un funerale hai sostenuto una spesa superiore, purtroppo quello che hai sostenuto in più rispetto ai 1.550 euro vanno persi. Quindi, questo è il limite. La cosa importante è che però
Questo limite non è per contribuente, ma è per decesso. Quindi vuol dire che se una persona ha avuto diciamo, più persone, che, più cari, più, non necessariamente parenti, come ti dicevo prima, comunque ha sostenuto la spesa per organizzare il funerale per più persone nell'ambito di un anno, la spesa inseribile sarà 1.550 euro per il numero di persone per cui ha sostenuto la spesa. Qual è invece il vantaggio fiscale? Perché al momento io ti ho detto la spesa che puoi inserire. Il vantaggio fiscale è del 19% della spesa sostenuta. Quindi cosa vuol dire? Che se hai sostenuto, ipotizziamo, 1.550 euro, quindi hai raggiunto il tetto massimo di spesa per organizzare il funerale, il risparmio fiscale, quindi la minore tassazione, quindi questo bonus che potrai far valere in sede di presentazione e dichiarazione dei redditi, è del 19% di questa somma. Quindi all'incirca sono 300 euro di minori imposte. Attenzione che il limite è di 1.550 euro per persona per cui hai sostenuto la spesa, però anche se è suddivisa su più anni. Quindi cosa vuol dire? Che se questa spesa per una singola persona, quindi l'hai sostenuta per una sola persona, l'hai suddivisa per una serie di motivi tra 2 anni fiscali diversi, per esempio verso la fine del 2017, e poi ti è arrivata un'altra fattura, sempre inerente però lo stesso funerale nel 2018, il limite è comunque sempre 1.550 euro. Bene, questo era un po' quello che ti volevo dire su questa spesa, che ti ricordo appunto è una spesa che comunque sia molti ignorano purtroppo, e è una spesa che comunque, come ti dicevo, permette di avere un risparmio di circa 300 euro che comunque non fanno male. Quindi mi raccomando, se dovesse verificarsi un caso di questo tipo, l'importante è tenere la documentazione. Quindi ti ripeto, la documentazione si intende le fatture. Quindi fatti fare sempre la fattura da chi eroga il servizio e falla intestare a te o comunque a chi ha interesse a inserire questa spesa nella dichiarazione dei redditi, che, come ti dicevo prima, non necessariamente deve essere o un congiunto o comunque un parente, un affine o comunque una persona che era a tuo carico fiscalmente. Importante è che una persona abbia intestato la fattura, che abbia sostenuto effettivamente la spesa. Bene, questo era quello che ti volevo dire oggi in questa diretta. Ovviamente, se hai qualche domanda, qualche richiesta di chiarimento, postala pure nei commenti e sono ovviamente a tua disposizione, anche se vedrai questo video registrato sia sulla nostra pagina Facebook sia sul nostro canale YouTube, a cui ti invito ad iscriverti. E con questo è veramente tutto per questa settimana. Ti do appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di questa serie che prevederà appunto un'altra spesa che puoi inserire nella tua dichiarazione dei redditi, che ti permette di risparmiare un po' di imposte. Ciao, alla prossima!